Ah sì, oggi continua il randomizer di Yo-Kai Watch 3. E signori miei, ci siamo arrivati. È il momento tanto atteso, il sesto fantomatico capitolo. Abbiamo il signor Mark Horkeberg. E che ne è stato del sogno? Abbiamo aggiornamenti? Per ora è nelle mani del ragazzino con lo Yo-Kai Watch modello U. Beh, veramente ora non ha più il modello U, è il modello Dream, sogno. È il momento di attuare il piano, signore? Ma certo che è il momento. Ma qual è questo piano? Fatemelo sapere. Ecco, ora si sono uniti. Cos'è quello lì? Ehi là, Lonk, ti porto una bella sorpresa! Siamo stati invitati all'azienda Yopple! Akihiroino che favoreggia la Apple. Non mi piace molto. E anche Alius va all'azienda Yopple. Dobbiamo andare al negozio di Bob di notte per qualche ragione. Ma perché di notte? Tanto bello il giorno. E con Alius devo andare a verso mezzogiorno? E a me io non posso riposare con lui qui, in queste condizioni. Era fortissimo a sto giro, dovrebbe essere quello vero. È un falso cyborg. Vaffanculo. Signor Vitaliano, devo andare all'azienda Yopple. Lei sa leggere il pensiero, eh? Già. Oh, eccoci qua, siamo arrivati. Questo è un bellissimo capitolo. Anche perché ci sono Kyuubi e Belenotto, e poi qua c'è agente spionibile. Eccoli qua, Alius e Usapion. Devo ammettere però che il quartier generale della Yopple è molto simile a quello vero della Apple. È davvero bello. Buoni auspici! Ma come buoni auspici? Sono Alius Celesti e tu? Sono l'OG. Sono l'MC, chiamami come ti pare. Chi è? Arriva, attenzione! Deliveroo! Cavoli, un robot! Guarda che schianto! Rappresentanti del genere umano in possesso dello Yokai Watch modello U. Meglio noti come Lonkarant e Alius Celesti, affermativo? Affermativo, credo, ma cosa intendi per rappresentanti del genere umano? Che ci sono umani e yokai, che vuoi dire? E questa è la reception. Wow, c'è anche un'orca delfino. È un'orca, non è un delfino. Delfini non hanno due colori, ne hanno solo uno. Questo modellino è la rappresentazione dei nostri uffici, bello. Oh, dai, andiamo a vedere la fabbrica ora, forza, quella è la parte più interessante. Oh, guarda quanti modelli di Yo-Kai Watch. Che belli. Quello dorato è molto bello. Quello dorato però non è il Dream Watch. Che strano. Vabbè, questo è il modello 0, ok, ci sta. Quello è un modello femminile, va bene. Poi abbiamo ovviamente il modello U. Oh, chi è quel mono che sbatte la porta? È Squalobot. Vabbè, ho capito, ma non è che papà fa tutto quando sto rumore, eh. Noi staremo anche qui in visita. L'ultimo modello non ce l'ha fatto vedere però. Perché non ce l'hai fatto vedere? È un modello segreto forse? Quello che possono permettersi solo i rapper che guadagnano migliaia di dollari al giorno? No, così per dire. Allora, che succede qui? Sta tenendo un importante meeting? Ah, una riunione segreta. E noi assistiamo alla riunione segreta? Sono impiegato. Cioè, quello è il capo e questo. Ma che. È arrivato! Star Wars, è arrivato! Eccolo! Generale Kenobi! Come dobbiamo combatterlo? Ma perché? Scusami! Ma sono zombie e c'è Usapion. No, 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 no. Pistolame, pistolame. Cattivissimi. Devo allenarmi di nuovo. Siamo calmati allora? No! Qua invece stanno allo sviluppo degli Yokai Watch. Che devo fare? Devo combattere ancora? Evocano un altro Yokai. Oh cielo. Vabbè, sì, però io non è che posso combattere ogni 3 secondi, eh. Cioè, sono mezza pippa con gli yokai ora. Cioè, praticamente sono passato dall'essere fortissimo all'essere una ceppa. Lo zombie. Dai, questi cervelli. Ho capito che vuoi la conoscenza e il sapere. Però anche meno. Ma se fallisce l'esperimento, non c'hanno modo, che ne so, tipo di abortire tutto? Di far esplodere quella sezione o cose del genere? Qualcuno che li detona? Devo andarmi a ricaricare, ehi! Ce lo scarichi gli yokai, ma non pensavo di. Ma porca miseria. Ora si va alla catena di montaggio. Ah, quindi non è. Quindi di là venivano progettati, ma di qua vengono ispezionati. Se sono buoni o meno. Vabbè, sono pronto a controllarli, dai. Sì, sfidiamo il controllo della qualità. Wow. Promozione? Così subito? Mi hanno già promosso? Ah, ne facciamo un altro, quindi promozione, grande. Ok, ci sono, dai. Pensavi che lo bloccassi quello, eh. Invece no. Non facciamo gli scherzetti. Come sì, ho detto di no. Ok, questo si blocca, ok. Uno, e dos. Su, datemene qualcun altro da fare, su. Mi hanno promosso già 2 volte. Ma sono un mago. Dai, su, mi arriccio i baffi mentre faccio il controllo qualità, è talmente facile.
è leggermente più veloce, quindi non faccio lo scherzetto come prima che premo A. Vedi? L'ho fatto, ma ho rischiato. Cioè, questa non è la catena di montaggio, questo è controllo qualità. Ma nella catena di montaggio non vedono che ci mancano i pezzi? Cioè, li manda così, veloce, com'è? Io non capisco. Siete giapponesi, non cinesi. Che comunque è verità, non è una botta, è una verità. A posto, finita. Oh, ora invece guardiamo l'acquario. A parte lo squalo trivella che c'era prima, direi che ci sono un po' di pesci esotici, eh? C'hanno i soldi quella Yopol, bravi, bravi. Che poi comunque sti pesci mangiano bene. Acchiappa pesci di qualità. Tonno. Ho preso un pesce di qualità. Halibut. Nasoiola. Attinopterigio. Ah, ha fatto un po' di pesca grande. Wow, quella non è roba che ho pescato, ma comunque sia. Perché non ci sfidiamo a chi pesca più pesce, no? Bisognerebbe pescare lo squalo trivella per essere i primi, proprio. Vabbè, che ci stanno a fare i tonni qua dentro? Cioè, io vorrei capire questo. Posso capire i pesci esotici, ma i tonni? Oh, che vuoi tu? Ma dovete fermare quel pazzo, ragazzi. Ma puoi parlare? Com'è possibile? Va bene, dobbiamo fermare quel tizio. Sì, dobbiamo spegnerlo, ma perché usi plurale? Dice dobbiamo. Forse ci dà una mano lo squalo. Sì, ragazzi, lo faccio apposta a fare finta di non sapere niente. Sennò che gusto c'è? Ok, inizia battaglia. Direi di iniziare subito con la pistola. Devo mandarlo lì. Ok. Va bene. Però usiamo la pistola, ok? Vado di cecchino perché è troppo veloce. Sì, anche col cecchino però non è che facciamo molto. Errore, sì, un errore è stato, sì. Questa randomizer è stato un errore. Niente, il cecchino è improponibile. Ok, vedo qua. Ok, let's go. Bene, bene, mandiamolo indietro, dai. Questo. Ancora di uno. Dai, perfetto. Ok, vai. Ragazzi, è il momento, forza. Colpiamolo. Sì, davvero. Davvero, Nate, certo. Non è più l'occasione. Si è ripreso un po' troppo in fretta. Però ok, elasticolpo. Glielo diamo lo stesso. Bene. Che altro si può beccare di lui? Le pistole? No, sempre lui. A meno che l'altra non è una pistola che si può prendere. No, no, sempre lui. Va bene. Deve andare indietro. Vediamo un po' che combina. Contro l'alt fuoco. Bello. L'apocalisse è arrivato. Ehi. No. Ok. Ah, si lo prende? Ah, pensavo che lo prendesse. Dico, che è successo? Mi sembrava un po' strano in effetti. Bene, vai. Chi è? Ok, difesa. Poi dopo la prendo, grazie. Ok, la pistola, pistola, pistolone, pistola. Ancora cecchino, purtroppo. I razzi Emma sono troppo lenti e non vanno bene solo che si muove, che fa la danza della tarantella qua. Allora. Vabbè pure. Devo anticipare. Vabbè, allora, amico mio. Se mi odi, dimmelo. Ci picchia. Va bene, siamo a metà vita comunque, dai. Ora dovrebbe subito darmi. Eccoli, allora.
Vai. Ma sempre indietro era. Mi pare che ci fossero anche altre posizioni nelle quali mandarlo. Allora, prossimo turno che me lo fa andare dietro. Dovrebbe essere praticamente ora. Eccolo. Poi lo attacco anche con Rinorme. Eccolo qua. Vai. Let's go. Ah, però me l'ha messo lì, me l'ha messo. Ok. Vabbè, non c'è problema. Ah, fuoco in corso. È un attimino che faccio subito, amico mio. Non ti preoccupare che mi levo. Dai, fai cadere qua i pulsanti su dove mandarti. Piate queste. Da. Cecchinato. Niente. 360 no scopes. Niente scope. Niente proprio. Scope sarebbe la lente. Dai. Camicetta. Porca micetta, come mi è uscita questa. Allora, dai. Spirito, let's go. Su quando calano gli arbre magic dall'assù, dai. Oh, oh, buono, buono. Tanto che ti diletti nel fare energy, Max, io faccio così. Carico il mio e ti attacco. È fatta comunque. Non serve neanche che lo mando indietro alla fine. Anche se penso che ora cali. Calino. Ecco, fatto, a posto. Yoppolbot. Tanti cari saluti, è stato bellissimo conoscerti, ma dobbiamo tornare alla vita di tutti i giorni. La visita alla fabbrica Yoppol è stata fruttuosa. Per un po' di punti esperienza, ne è valsa la pena. La pena. Ho detto la vena. Ciao, è scomparso. Niente male, vi terrò d'occhio, ragazzi. Va bene, se ci tieni. Alla prossima, ecco, vai a nuota. Compare anche lui, vabbè, uno yokai. Però se uno yokai è robot, cioè controlla lo corpo del robot, lo spirito, quindi non può scomparire a suo piacimento, no? È tutta molto confusa questa faccenda, a dire il vero. Salve ragazzi! Vi siete divertiti con la nostra guida robot? Scusaci, ma è esplosa. Allora, signor Orkaberg, è contento di averci fatto venire? C'è un ultimo ospite a sorpresa, chi? Eccolo qua, mio padre, Steve Jobs. Steve Jobs, non Steve Jobs, eh. Ah, ma quindi, aspetta, noi siamo delle cavie? Cioè, il Dream Watch era solo una prova per vedere se come funzionava. Sono schifato e inorridito. Ah, e per rimediarci da un aspirapolvere. L'ha fatto con la ferraglia avanzata di Yoppolbot, va bene. E quindi finisce bene. Eccomi qui, evviva! USA! USA! Non la conosco. Piuttosto abbiamo altro di cui preoccuparci. Tipo quella villa. Dobbiamo proprio andarci da soli. Sì, signore. Capitolo 7. Fuga dalla casa stregata! Ehi, non perdetevela! Anche volendo non potrei. Il video termina qui. È stato molto, molto bello finalmente congiungere tutti quanti gli strumenti, tutti quanti gli yokai. Era anche ora. E nel prossimo andremo a scoprire cosa si nasconde in quella villa stregata. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao! Thank you.